Buongiorno, buonasera, dipende da che ora mi vedete. Seconda, allora ho corretto alcuni dei vostri esercizi sul complemento di compagnie d'Unione e il feedback. Quindi prima di andare avanti faccio un feedback su alcune cose, specialmente anche per chi deve fare ancora. Alcuni hanno confuso il complemento di compagnia col complemento di specificazione. Per esempio, credo che ho scritto una frase in compagnia: se trovo in compagnia di Mario, è tutto quanto complemento di compagnia. Perché sono in compagnia di Mario, quindi non in compagnia, complemento di compagnia è di Mario di specificazione. Certamente sì, io specifico che sono in compagnia di Mario. Ma il complemento di specificazione è una cosa un po' diversa. Allora, torniamo ai complementi. Quindi prima di andare avanti, è inutile andare avanti se non alcune cose non sono chiare, quindi abbiamo tanto il tempo, lo abbiamo. Complemento di causa efficiente. Allora, complemento di scopo e di fine. Complemento di termine. Quindi facciamo un po' il ripasso, perché è inutile andare avanti. Allora, il complemento oggetto, ripetiamo, è uno dei pochi complementi che non è introdotto da una preposizione, dia, da, in, con, su, per, tra, fra. Quindi è un complemento diretto. Io mangio una mela. Mangio la mela, quindi è complemento diretto, perché non è un complemento indiretto. Quasi tutti sono complementi indiretti. E ritorniamo al complemento di specificazione. È un po' complicato perché molti complementi sono introdotti da di, quindi uno vede la particella, la preposizione semplice di, è come un segnale, un faro della notte, e dice vabbè, specificazione, grazie. No, bisogna starci attenti. Ritorniamo al complemento di specificazione. Il complemento di specificazione aggiunge una persona a pagina 100-101, quindi vi faccio anche ripassare questo, perché in realtà gli esercizi servono più che altro a vedere anche il feedback. Io non vi ho in classe, quindi non so bene, facendo gli esercizi vedo dove va, vedo che è un errore che hanno fatto diversi. Quindi ritorniamo al complemento di specificazione per capire il complemento di compagnia. Il complemento è qualcosa che completa il senso del discorso, ma bisogna individuarlo logicamente. Quindi, il complemento di specificazione: il cane di Andrea è un bassotto, il cane soggetto di chi? Di Andrea. Quindi è una specificazione di un nome o di un aggettivo. Luca può dipendere, appunto. Luca è una persona avida di che cosa? Di affetto. E il complemento di specificazione risponde alla domanda di chi, di che cosa. Io ho capito che l'errore è logico, perché gli errori hanno sempre una logica, non si sbaglia perché si sbaglia sempre con una logica, si può sbagliare con una logica. L'importante è correggere il tiro. Se io esco in compagnia di Mario, certamente in compagnia di chi, di che cosa, di Mario. Però in compagnia di Mario, logicamente, è tutto un complemento di compagnia perché io esco in compagnia di Mario. Con chi esco? Scusate, esco con Mario. Ora io avrei potuto dire esco con Mario e lì si sarebbe capito meglio. Con chi, con che cosa, ma possiamo anche fare in compagnia di Mario. In questo caso di Mario non è tanto di specificazione, è proprio la persona con cui esco, è il momento cruciale del complemento di compagnia. Certo dipende da un nome, ma in compagnia di Mario è tutto un senso logico. Se invece in compagnia di mio fratello Mario, allora in questo caso sì, posso dire che il complemento è Mario. E complemento di compagnia, fratello e apposizione, perché un nome è mio attributo del complemento di compagnia. Ma il complemento di compagnia non è compagnia, è Mario. Logicamente io esco con Mario. E passiamo anche appunto al complemento di specificazione.
Il cane di Andrea è un bassotto, quindi non sempre, scusate, sto andando di palo in frasca, non sempre tutto ciò che è introdotto da di è complemento di specificazione. Potrebbe anche essere qualche altra cosa, quindi bisogna, si chiama analisi logica. Lo so che è difficile perché l'analisi logica non ha una regola, capite? Cioè, a volte è molto intuitiva, quindi se noi confrontiamo, io farei questa ora andare avanti, ora un po' di tempo, è il complemento di compagnia. Allora, il complemento di compagnia indica la persona e o l'animale con cui si compie o si subisce un'azione. State ben attenti. Se io esco in compagnia di Mario, la persona con cui faccio questa cosa è Mario, anche se c'è scritto in compagnia di Mario, con cui si compie o si subisce un'azione, oppure con cui si trova in una determinata circostanza. Quando il complemento è costituito da una cosa, prende il nome di complemento d'unione. La pizza con il pomodoro, è ovvio che la pizza non ha, sì, si può accompagnare con il pomodoro, ma ovviamente non sono amici la pizza e il pomodoro, quindi questa è unione significa che le due cose sono unite. Ovviamente con una persona animale c'è compagnia, quindi in compagnia di Mario è tutto quanto un complemento di compagnia, può avere un attributo, una posizione in compagnia del giovane Mario. Allora, in questo caso del giovane attributo perché è un aggettivo, Mario è lui il complemento di compagnia. State ben attenti, è lui Mario, perché io esco con Mario, è lui che mi fa compagnia, non il nome compagnia, che è semplicemente, e lo so che è difficile a volte capirlo, ma serve solo a farmi capire che quello è un complemento di compagnia. Molto spesso dico esco con Mario, esco in compagnia di Mario, ma è la stessa, in compagnia di è esattamente uguale a con, è solo un modo più articolato di dire la cosa. Allora, il complemento di specificazione invece aggiunge una precisazione definendolo meglio all'elemento della frase, scusate, il complemento di specificazione aggiunge una precisazione definendolo meglio all'elemento della frase a cui si riferisce, cioè l'elemento della frase quindi può essere il possesso, la casa di mio nonno, non è compagnia, è la casa di mio nonno, mio attributo è nonno, genere o natura, il libro di arte, provenienza, gli amaretti di Saronno, perché vengo da Saronno, la parentela, i cugini di Francesca, una qualità, valore attributivo, la notte rischiarata, vabbè, dalla luce della luna. Questo lascerei perdere perché è piuttosto difficile. Quindi il nonno di Domenico è diverso da esco in compagnia con il nonno di Domenico. Allora, in questo caso sì, allora, se riusciamo, qui so che ci intorteremo, ci infrascheremo. Allora, esco in compagnia del nonno di Domenico. Allora, esco in compagnia del nonno e complemento di compagnia. Se ci fosse di Domenico sarebbe una specificazione del nonno, ma se non c'è, spero di essere chiaro, se non c'è prima niente, se esco in compagnia del nonno non è di specificazione, se esco in compagnia del nonno di Domenico. Allora, in questo caso l'ultimo pezzettino di Domenico, specifico che questo nonno è di Domenico. Oh, non so se sono stato chiaro, ma magari faremo qualche altro esercizio e lo vedremo. Magari vi lascerò degli esercizi da fare. Differenza tra complemento di compagnia e complemento di specificazione. Allora, il complemento di specificazione, ripassiamo e rileggiamo a pagina 100, vi consiglio di leggerlo. Il cane di Andrea è un bassotto. Il cane di chi? Di Andrea. Complemento di specificazione. L'espressione di Andrea precisa e chiarisce l'elemento della frase a cui si collega. Dice cioè a chi appartiene il cane di cui si parla. È un complemento di specificazione. Specifica una cosa. Esco in compagnia del nonno. Bene. Di chi? Di Andrea. Allora, questo ultimo pezzetto di Andrea specifica di chi è il nonno.
ma in compagnia del nonno, è tutto complemento di compagnia. Non so se questo dici io. È introdotto di solito il complemento di specificazione dalla preposizione semplice di. Per fortuna vostra, il complemento di compagnia è quasi sempre introdotto da con. Io ho messo in compagnia di, che era una cosa piuttosto. Vabbè, però a volte capita nella frase, non è che un'espressione astrusa. Quindi, di chi, di che cosa? È introdotta la preposizione di semplice, la giraffa è un animale della savana. Di che cosa? Dove si trova la classe di Chiara, complemento di specificazione, assaggiati i prodotti della nostra terra. Poi, e quindi ricordati di chi, di me. Il complemento di specificazione può dipendere da un nome, che nella frase può svolgere qualsiasi corso, funzione logica. Mio padre è iscritto a che cosa? A un corso di cucina. A un corso è complemento di termine, ma e di cucina viene dopo. Quindi a volte il complemento di specificazione può specificare anche un complemento di compagnia, ma prima c'è il complemento di compagnia, che è la persona, la cosa con cui faccio l'azione. Esco con il cugino di Mario. Allora, in questo caso il cugino è il complemento di compagnia di Mario e di specificazione. Chiaro? Il nonno di Domenico è un ottimo scultore. Può dipendere da un aggettivo, avido, desideroso, degno, geloso e contento. È una persona desiderosa di che cosa? Di affetto. Anche la particella ne può svolgere il complemento di compagnia, il pronome relativo del quale. Ho studiato la lezione, ora ne faccio uno schema. Faccio uno schema sottinteso della lezione. Avevo un appuntamento con Umberto, ma me ne sono dimenticato. Mi sono dimenticato di ciò, di questo. È un'attrice di cui la bellezza della quale è discutibile. Bisogna stare attenti anche, poi chiudiamo questo ripasso. Il complemento di specificazione non va confuso neanche col complemento partitivo. Sono in porto, arrivano delle navi, non perché c'è delle, arrivano alcune navi. E quindi non confondete il complemento di specificazione col soggetto partitivo. Nel porto chi arriva? Le navi, quindi delle navi è il soggetto partitivo, scusate. Quindi non sempre tutto ciò che di cui, di quello, di quella è complemento di specificazione. Abbiamo visto che esco in compagnia di Mario. Potrei, allora perché non confonderci, qui chiudiamo, per non confondere specificazione e compagnia, esco in compagnia di Mario. Con chi esco? Con Mario. Quindi è un complemento di compagnia. Esco con il cugino di Mario. Esco con il cugino, complemento di compagnia. Cugino di chi? Allora quest'ultima parte di Mario, complemento di specificazione. Quindi spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro, abbiamo tempo comunque, quindi in questo caso non siamo andati avanti, ma abbiamo ripassato la differenza tra il complemento di specificazione e il complemento, in alcuni casi, ecco, vi chiudo questo discorso, ricordandovi sempre che l'analisi logica ha sempre delle insidie e dei trabocchetti. Non per colpa vostra, questo sia ben chiaro, ma perché l'analisi logica è sempre logica, quindi i percorsi logici, uno potrebbe dire sì, in compagnia di che cosa? Il discorso non è che non torna. Diciamo che in compagnia di Mario torna più che complemento di compagnia. Quindi il percorso logico non è che sia totalmente sbagliato. Diciamo che può essere fatto meglio, quindi questo non deve essere uno scoraggiamento, non ce la farò mai a fare l'analisi logica. Semplicemente bisogna rifletterci un po' di più, non entrare in automatica. Questa è la maggior parte degli errori che si fanno in analisi logica: entrare in automatica. Trovo la particella, la preposizione di e ci metto subito complemento di specificazione. Il 99% dei casi funziona, però c'è sempre l'1% che non funziona.
Quindi in compagnia di Mario mi viene, sì, di specificazione Valadri. No, in quel caso no, e purtroppo c'è sempre l'eccezione, che non so se confermi o meno la regola, con questo dubbio amletico vi lascio, però c'è l'eccezione. L'eccezione va sempre considerata.